Buongiorno. In questi giorni ho visto per televisione che parlavano della situazione tra Alessandro Impagnatiello e Filippo Turretta. Allora, si è deciso per che punizione dare a questi due. Allora, mi auguro che il pacco ti arrivi presto. Per Alessandro Impagnatiello già è stato deciso l'ergastolo. Per Alessandro Impagnatiello è stato deciso l'ergastolo, che dovrà fare questa pena pesante per aver commesso l'omicidio di Giulia Tramontano e del piccolo Tiago. Stessa cosa anche Filippo Turretta. Per Filippo Turretta, la famiglia di Giulia Cecchettin ha richiesto l'ergastolo per Filippo Turretta per aver commesso l'omicidio proprio di Giulia Cecchettin. Proprio l'omicidio di Giulia Cecchettin. Inoltre, ricordando tutto ciò di quello che è successo, un anno fa sono state ammazzate Giulia Tramontano e Giulia Cecchettin. Queste due ragazze sono vittime innocenti, sono delle vittime innocenti che non hanno colpe, avevano i diritti di essere rispettate. Che sono state uccise da questi due infami pezzi di merda e figli di puttana che non si sono imparati niente. Quelli Alessandro Impagnatiello e Filippo Turretta sono dei grandi infami, dei grandi pezzi di merda e dei grandi figli di puttana. Si meritano di essere insultati in questo modo. Dopo tutto quello che hanno fatto a Giulia Cecchettin e a Giulia Tramontano. La colpa va proprio sia alla madre di Alessandro Impagnatiello e sia alla madre e al padre di Filippo Turretta, che non hanno saputo come educare i propri figli. La colpa va proprio a loro due, sia alla madre di Alessandro Impagnatiello, sia alla madre di Filippo Turretta e anche al padre di Filippo Turretta, che loro non hanno saputo come educare i propri figli, che erano così bravi ragazzi che praticamente sono diventati assassini, che hanno ucciso queste due povere ragazze che non avevano colpe. Loro avevano tutto il diritto di non stare più assieme a loro. Se loro due li hanno lasciati, un motivo c'è. E non sono autorizzate a dare spiegazioni. Questo sempre. Le donne vanno amate e trattate con rispetto. La polizia fa bene a buttare via le chiavi. Questi due in realtà devono rimanere in carcere a vita. È stato deciso l'ergastolo per Alessandro Impagnatiello e la famiglia di Giulia Cecchettin sta chiedendo l'ergastolo anche per Filippo Turretta, e questi due dovranno fare 30 anni di carcere, dove in cui usciranno sempre colpevoli
cioè vengono rinchiusi in carcere da colpevoli e usciranno dal carcere vittime del reato che hanno commesso. E loro dovranno pagarla per quello che hanno fatto. La dovranno pagare per molto per quello che hanno fatto. In carcere a vita. In carcere a vita. La polizia ha fatto bene a buttare via la chiave. L'ergastolo, sai che significa l'ergastolo? Che dovranno fare 30 anni di carcere e dovranno scontare, fare questa pena pesante. E una volta che saranno scarcerati, dovranno riflettere su quello che hanno fatto. E si riflettono di quello che si sono persi e dovranno fare anche un percorso psicologico e di rieducazione quando in futuro questi due saranno usciti dal carcere e quando avranno finito la loro pena. Io mi auguro fine pena mai. Spero che questi due rimangano in carcere a vita. Ma ci hanno detto che il negozio chiuderà tra meno. Perché sono e se non ci dei resteremo. Sono degli infami. Io ovviamente per questo momento delicato sarò molto vicino alla famiglia di Giulia Cecchettin e alla famiglia di Giulia Tramontano. Ma insomma. E vi do ancora una volta le mie sentite condoglianze. E vi sarò sempre vicino. Sarò sempre vicino a Giulia. Scusatemi. E sarò sempre vicino ovviamente a Giulia Tramontano e a Giulia Cecchettin, che il cielo se le ha chiamate. E sarò ovviamente molto vicino a Chiara Tramontano, a Mario Tramontano, ai genitori di Giulia Tramontano, a Davide Cecchettin, a Elena Cecchettin, a Gino Cecchettin, al resto di tutti i familiari di Giulia Cecchettin e anche al resto di tutti i familiari di Giulia Tramontano. Sarò per sempre vicino a questi nominativi. Adesso posso volare in tutta sicurezza. Ma io ciao a tutti, alla prossima.